Hai degli occhi bellissimi. Ciao a tutti ragazzi! Ciao Tigrotti, perché mi hanno detto che non l'hai detto nell'ultimo video, quindi lo È devi vero, dire in non l'ho questo. detto. Accidenti, vai! Ciao Tigrotti! Bentornati nel canale di Non Sebastiano so se Serafini. vuoi carico io? Carico io, ok. Bentornati sul canale di Sebastiano Serafini. Oggi siamo qua con Yuriko Tiger Tiger, e facciamo ciao. un video un po' di corsa, perché in realtà stiamo per registrare la voce della bellissima Yuriko. Per la canzone di Neverland, che stiamo facendo insieme la canzone di Neverland. E se questo video non arriva a 10 minuti, a fine video vi mettiamo dei momenti backstage di Neverland. Perché Bene. bisogna arrivare almeno a 10 minuti per video. E no, non lo so, boh, così. Mi sembra simpatico. E cos'è che volevo dire? Comunque, no, oggi volevo parlare di una cosa, un argomento un po' divertente. Volevo parlare dei 5 miti del Giappone, che però ogni volta sui gruppi di Facebook ci si trova a litigare, nel senso Ma 5. i gruppi di Facebook di italiani che vivono in Sì, Giappone non lo sono so. tipo un territorio minato. Non so Tipo, se. oh mio Dio, ho paura di far scoppiare le bombe No, non lo qua. so, è che ogni volta, però voglio mettere le cose in chiaro, dico, facciamo un video apposta in cui parliamo di sta cosa, perché comunque dovete sapere, il Giappone secondo me, vabbè, non lo dico da giapponinca, ma lo dico da persona che ha vissuto in Giappone tantissimi anni e che è riuscita a fare un sacco di cose, come anche Yuriko, penso, cioè no, sicuramente anche Yuriko. E comunque in Giappone non c'è criminalità, mi sento sicuro ovunque È vado vero, e guardate che è una cosa tanto. veramente importante. Sì, no, cioè io Poi per una ragazza ancora di più, l'ultima volta penso. che sono andata in Italia avevo paura di uscire alle 9 di sera, cioè alle 9 di sera io avevo già paura perché c'era gente che mi iniziava a seguire, ti pedinano, ti possono Beh, fare insomma, qualsiasi cosa in qualsiasi momento, invece io in Giappone esco anche in pigiama, vestita da Hello Kitty, ma come che me frega, al confine alle 3 di notte proprio non mi se caga nessuno, vabbè. per Questa è una dirsi. cosa, poi comunque vabbè, c'è un sacco di cultura, un sacco di festival, il cibo secondo me è buonissimo. E tra l'altro Business Insider ha posizionato il Giappone tra i primi 20 comunque paesi dove la gente vuole visitare di più Sì, è al vero. mondo. Tuttavia, ci Tuttavia. sono un sacco di persone che non sono mai state in Giappone e non ci vogliono neanche mai venire, che. State lì, state lì, state lì, non vi Però vogliamo. nel senso, tutta sta gente che si sente, non lo so, non lo so cos'è, proprio qualcosa da dentro, che si sente da dover criticare il Giappone o di dire la sua su cose di cui non sono le Ma proprie io competenze. penso. Ma io so, Ma no, io. loro Ah, non no, è, neanche, loro hanno vai, vabbè, la per forza. conoscenza, questa La cosa. gente Io sa. so perché ho letto Pinta, su pompa. vabbè.it. Sì, che in Giappone sono pa 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 pa. Perché tutti adesso i miti che noi andiamo a dire sono tutte cose che in realtà possono partire da un che di verità, che poi però hanno letto, travisato, rifatto, rivisto e danno per sicuro alcune cose che secondo me non sono vere. E abbiamo qua la lista. La riesci a leggere No, questa no. volta? Te, razzistegan, Razz de che? no. Razzisti. La Ah, prima che razzisti. Giappone. Secondo tu hai avuto mai problemi di In razzismo? realtà sì, Sì? l'ultima volta che Oddio, sono già andata. dobbiamo finire il video. No, in realtà l'ultima volta che sono andata a Kyoto, Ah, quella volta con sì, un un italiano in Giappone, ragazzo. Sasori. Se non lo conoscete, Sì. andatevelo a vedere, che è nostro amico. Proprio un giapponese ha preso schizzato di matto, però non aveva capito chi di noi, perché eravamo un gruppo di ragazzi, io una cinese e altri tre giapponesi, Ah. chi di noi era straniera, lui non, già non lo capiva, e quindi già, facciamo un attimo capire chi è la persona, no? E di punto in bianco ha subito detto: ah, state dando fastidio perché tu sei straniera. E l'ha detto a una mia amica giapponese. E lei È proprio giustamente gli fa. l'unica del gruppo che E lei era giustamente gli giapponese. fa: guarda che uno, io sono giapponese, non sono la straniera. Comunque stiamo qua come Beh, tutti. però scherzi a Però parte, a sono rari, Kyoto Però a Kyoto sì, c'è sono anche molto razzismo nei simili. confronti di quelli di Osaka, perché Ah, comunque a è vero. Kyoto sono super pacati, super tranquilli, invece quelli di Osaka sono Sì, praticamente. infatti io preferisco. Sì, vabbè, no, cioè, Allora, nel senso. io li ho avuti, però sono molto, molto Sì, rari. anche a me è E successo una comunque. volta in treno, però non sapete quanti anni sono qui ormai, Sì. cioè un'eternità che sono qua, mi è capitato una volta, ma. Sì, succede, però tu ci rimani male. Però se si pensa in Italia, in realtà quante volte succede di norma, Sì, cioè nel senso questo può dai. succedere, però diciamo che comunque, ok, può capitare un episodio così, però non è che ci sono realmente dei, come si dice, dei reati, razzismo, magari No, che dico degli no, 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 no. stranieri vengono picchiati, la percentuale è molto bassa. E sì, ti è capitato questa persona a cui non piacevano gli stranieri, ma Sì. quante invece giapponesi ti sono No, capitati che anzi, invece tanti. La erano maggior non parte sì. invidiosi, No, però ma ti. sono tutti, oh mio Dio, che Sì, c'hai la testa piccola, c'hai il naso alto, hai gli occhi grandi, hai le ciglia lunghissime, Sì, cioè le sono gambe molto. lunghissime, cioè tuttoissimo, cioè È tutto praticamente. issimo, noi siamo issimi. Però nel senso, cioè, può partire da un dato di verità perché
comunque bisogna dire che sì, perché adesso qua tutti mi attaccheranno, perché adesso io già faccio i video, adesso mi organizzo e già penso a cosa potrebbero scrivere la gente su Facebook. Dico: ah, avete detto che non sono razzisti, però ci sono dei cartelli in alcuni ristoranti e bar che dicono vietato l'accesso agli stranieri. Allora sì, è vero, esistono, nel senso c'è magari, non so che percentuale è, sicuramente molto bassa, di giapponesi in Giappone che sono un po' razzisti e mettono questi cartelli. A parte che devo dire che anche qua c'è una distinzione, perché molti di baristi non parlano inglese e magari... Io so che hanno avuto tanti problemi con dei turisti. Probabilmente c'è andato Logan Paul lì dentro e allora lì avranno, anche io lo metterei fosse un barista giapponese. No, mi capitasse io so che hanno avuto tanti tanti problemi perché ci sono stranieri che parlano perfettamente giapponese e sono qua da molti anni, e un giapponese in realtà non lo guarda nemmeno più con un lato che è mai straniero, perché tanti li scambiano per giapponesi. Sì, perché quante volte ti hanno detto, l'hanno detto spesso anche a me, che siamo half giapponesi. Forse sarà anche un po' il look. Però sì, beh, non ci si vedono gli occhi. Sì, infatti io non devi avere gli occhi a mano, ma triangolo. Però io devo dire una cosa che mi fa ridere: a me un sacco di stranieri chiedono le informazioni. Nel senso che ho fatto: oh mio Dio, mi stanno facendo nampa, finalmente una tipa che mi abborda. Invece no. Ma perché tu ci No, ma dov'è il coso? Poi mi giro. Non lo, ma te non te l'hanno mai chiesto le informazioni per i nomi? Sì, e sai che la cosa più bella che io ero all'onsen e me l'ha chiesto una giapponese. Non lo so, sono rimasta di io quando me l'hanno stai chiesto chiedendo a me, e parlavo italiano prima, quindi questa qua non sapevo nemmeno che io parlassi giapponese. È fighissima sta cosa. No, però non lo so, io, cioè, mi rattrista un po' perché ok, non mi stavano facendo nampa suru, ossia non mi stavano rimorchiando, però mi faceva comunque piacere che dico: ah, faccio parte della cultura. E quindi siccome hanno chiesto sia me che lei informazioni su come viaggiare o come andare in giro per il Giappone, vi assicuro che i giapponesi non sono stranieri. Direi che questa è una verità assoluta. Questo sì. E poi bisogna dire un'ultima cosa, vabbè, questo bisogna dirlo, che il Giappone comunque accetta pochissimi rifugiati. Questa è una cosa vera. Accetta pochissimi rifugiati ed è molto, cioè almeno io parlo per me, per avere il visto qua sto. Hanno delle regole molto precise, e se non vanno rispettate al 100%, perché magari anche mandi un documento un po' sbagliato, te lo fanno rifare. E molta gente prima di avere i documenti perfetti rinuncia a avere il visto. Diciamo, sì, è complicato avere il visto in Giappone, però non credo che questo li vada a definire razzisti solo perché controllano chi entra in questo paese. Sono molto molto precisi e ci tengono alle loro regole. Esatto. E in realtà è come dovrebbe essere ovunque. Quindi sono convinta che se tu fai vedere ai giapponesi che ci tieni, ti impegni, loro ti dimostrano altrettanto. Sì, sì. Sto facendo le foto. Vabbè, almeno non è come l'episodio dell'ultima volta che ci spegnevano la telecamera. Vabbè, comunque abbiamo chiarito questo punto, che quindi vabbè, può partire da un che di verità, però non necessariamente definire i razzisti. Poi il secondo è: i giapponesi al più alto suicidio al mondo. Oh, questo basta, non lo voglio più sentire. Praticamente io leggo sempre che i giapponesi sono un paese stressato, che lavorano la mattina alla sera, lavorano più di 15 ore e muoiono di carosi. Sì, 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 ma appunto, ma sì, ma anche in Italia c'è qualcuno che si suicida, anzi sì, ma se non lavora. No, nel senso, è triste, esiste, però non deve... Cioè, a parte che innanzitutto diciamo il Giappone non è il più alto tasso di suicidio. No, non è, è uno dei più alti. Beh, comunque non è neanche più tra i primi 10, mi sembra che sia l'undicesimo o dodicesimo, è molto ma simile. Ma ultimamente è sceso. No, è sceso. Beh, la Corea si è alzata invece di brutto, ma perché devo dire, secondo me, sai perché è sceso? Non vorrei dire una cazzata, però secondo me uno dei motivi per cui è sceso è perché sono venuto in Giappone io. No, uno dei motivi per cui è sceso, vabbè, se non si ammazza lui, scusa. Con quei capelli. No, uno dei motivi secondo me è anche perché prima c'era molta più pressione per il lavoro, dovevi sposarti, avere una famiglia, dovevi entrare in una buona università. Adesso comunque ci sono altre opzioni. Adesso stanno iniziando pian piano a essere più morbidi, cioè molte persone puoi fare anche la scuola dire, professionale, la dire no, a me piace così, fine. E nessuno dice più niente. Sì, secondo me. Anche lo vedo anche tra gli otaku, cosplayer. Cioè, una volta se dicevi solo una cosplayer, automaticamente eri fuori da qualsiasi campo dello spettacolo impossibile e immaginabile. Invece adesso. Adesso invece mi guardano sempre un po' storto. Però poi dicono: ah, ma che figata! Dicevo. Sì. 6 anni fa faccio cosplay. No, ma anche in Italia penso che sia cambiato un sì, po'. Però in Italia non ti ammazzavi. Sì, forse grazie a internet. Non vorrei dire una cazzata, ma mi sembra che la nuova generazione anche l'inglese un pochino lo sta migliorando. Sì, lo sanno molto di più. Sì, perché io le mie fan più piccole sanno l'inglese. Le mie fan 14-15 anni sanno giapponese e italiani. Giapponesi. Figo. È bella sta cosa. E invece giustamente tutti quelli che hanno almeno 25 anni in su proprio nemmeno ello. Però penso veramente che sia interessante, e poi soprattutto anche
anche le serie televisive come Netflix. Sì, stanno iniziando qua, pian pianino, però. Sì, se le guardano in inglese, preferiscono guardarsele con i sottotitoli, sì. Magari perché il fuori quello là invece con la traduzione del latino. No, il doppiaggio. Guarda, io amo tantissimo il doppiaggio giapponese, ma solo negli anime. No, solo negli anime. No, ma io lo guardo solo anche. Se tipo devo vedere un film coreano, mi va bene guardarlo in giapponese con il doppiaggio in giapponese, però se guardo un film americano non ci riesco. No, perché sono troppo diversi. No, ho provato a vedere The Walking Dead in giapponese. No. La cosa diversa è anche proprio la cultura, no, o come si pongono. Il giapponese comunque non è solo una lingua diversa, è proprio un modo di fare diverso. Quindi se vedi dei comportamenti americanissimi con una voce giapponese, io non ci riesco. No, perché fanno ridere, no. Sai che poi anche gli americani, specialmente appunto queste serie, magari sono anche un po' crudi nel linguaggio, no? Dicono muoviti con quel mettici 200 bip, sì. E invece in giapponese diventa Masaka nani shite no, che è inascoltabile. Vabbè, qua Masaka vuol dire per davvero, che cazzo lo stai dicendo? Ma però sì, ma molto, che comunque cavolo, in giapponese le parolacce non le dicono quasi, le dicono mai, quindi è veramente difficile. Invece in americano è tipo, poi in questi tre film in particolare, la terza questa devi fare te. Tutti i giapponesi amano, questa ora l'abbiamo già parlato, però ancora non è entrato nella gente. Tutti i giapponesi amano gli anime manga. Cioè io ho praticamente un sacco di stranieri, questo è un po' per il gioco minchia. Quelli vanno qua e dicono vabbè, io parlo dei Pokémon e mi faccio un sacco di amici. No, in realtà è proprio il contrario, io secondo me. Ho un sacco di amici giapponesi, ma sapete che quasi nessuno ha visto, cioè no, li ha visti da piccolo, magari si è visto Sasae-san oppure Hanpama, sì, okay. Però da quando però è cresciuto non li ha più guardati, io per no, esempio. No, perché in più anzi, loro si interessano così tanto anche all'Occidente che diventano totalmente americanizzati. Sì, nel senso è più facile che i miei amici hanno visto The Walking Dead, come hai menzionato sì, prima. Sì, non invece. O anche Orange is the New Black, per dire, che ma che cavolo, cioè tu l'hai mai visto? Sì. Però dico, è strano che un giapponese sì, un giapponese mi dice sì, insomma. Però ti giuro che magari sarà perché si vedono tante tite. No, comunque beh, no, non è vero, e se ci sono la maggior parte fa ancora un po' fatica a dire sì, mi piace questa cosa. Sì. Nelle molte mie colleghe di lavoro cosplayer, la maggior parte non segue più niente. No. Io l'ho seguito fino anche alle medie. Ma tu li guardi ancora invece? Perché ogni volta vedo le sue Insta story, quindi guardate, lei è un otaku autentica, lei proprio, potete crederci, è disagio. Tutto quello che vedete su Insta story, anche in casa, tra l'altro qualcuno ha commentato, vabbè qua sotto il video di casa tua, se non ve lo siete visto andatelo a vedere, c'era praticamente qualcuno ha commentato, voi in Giappone che ve la tirate tanto sull'ordine eccetera eccetera, e poi questa casa sembra un asilo nido, tutta in disordine, e è vero, e è anche un buco. Non sono ricca. No, ma non è un buco, cioè poi vivi da sola per il momento, cioè, sì, a meno che non ci siano piace, a me piace, a me infatti, poi scusa, asilo perché a me sta carino. Ma vabbè, secondo me perché è rosa, no? In Italia poi siamo tutti un po' scicchettosi, che a me mi piace il monocromo, un po' come te. Però invece a me no. Guardate qua. Me l'ha regalata il PR del figlio di Will Smith, questa maglia. E allora poi l'ultima cosa, il Giappone è carissimo. No, questa è la penultima, anzi. La penultima, il Giappone è carissimo, è veramente così caro il Giappone? E è sni. Cioè, sni perché è Tokyo che costa, secondo sì, me. Sì, sì, sì. Se io adesso dico stessi a Nagoya. No, Nagoya anche mi dicono che è costosa in realtà. No, molto però, meno di Tokyo. Sicuramente, sì. Ma anche se all'interno di Tokyo vi spostate più un po' Chiba. Ok, Chiba sono molto più lontane dove sto io, però sì. Okay. Beh, però tipo se Nerima. Chiba. No, Nerima è sempre Tokyo. Tipo Nerima è sempre Tokyo. Saitama costa meno. Saitama costa meno perché sei proprio fuori, sia che a Saitama e Chiba sono due, praticamente sono prefetture separate. Non sei, sì, sì, sono due prefetture. Sì, perché Chiba Ken, Saitama Ken, quello che è Tokyo, Kawasaki Ken. Sì. Però alla fine fanno, cioè, oddio, guardate che ci sono un sacco di persone che anche se vivono ai baracchi vengono qua col treno ogni giorno quando i pendolari. Però nel senso comunque sono agli estremi, forse te non sai bene che in realtà in 20 minuti tu sei a Shinjuku, da Kawaguchi. Sì, sì, quindi, cioè, lo so. Io sono sempre stata un po', diciamo, il mio grande problema è il trasporto. Secondo me i trasporti in Giappone sono molto più cari di quelli italiani. Ma sai perché? Adesso qua mi sono un po' informato, i trasporti sono più cari? Sì e no, perché lo Shinkansen, cioè, oddio, poi mi hanno fatto vedere, si costa di più. Ma c'è una via di mezzo. Ma tipo la JR è costata, la JR sarebbe il treno principale, la linea sì, che collega. Come se fosse tre in Italia, però più bella. Originariamente costava un po' di meno, perché all'inizio era dello Stato, poi praticamente è andata in bancarotta, l'hanno comprata, è diventata privata. E adesso e hanno ancora dei debiti da pagare, quindi per pagare i debiti la JR è un po' più costosa, mentre altri
linee tipo la Seibu costa meno, infatti, vero? La Seibu costa leggermente di meno. Ma guarda che non costa, sì, 2 euro no. Comunque, cioè, sì, piace. No, è vero, è vero. Secondo me non... Sì, è vero, perché io sono andata con una linea verso, invece io qua, a me costava molto di più. Sì. Quindi se... Dipende da che linea prendi. Con la JR costa tanto, anche lo Shinkansen costa tanto, però secondo me il Giappone è caro, uno se abita a Tokyo, è caro se prendi mezzi tipo lo Shinkansen, i treni veloci, eccetera, eccetera. È caro se vivete da soli. E volete comprare le cose al ristorante, per esempio la carne, sì, la frutta, sì, poi. Però sì, mangiare fuori paradossalmente se mangiate... costa molto poco. Sì, perché se voi mangiate molto, molto anche meno. 5 euro mangiato a Sukiya, sì, e in realtà, cioè, non fa schifo, cioè rispetto a un McDonald's è molto più buono e fa anche un po' meglio. Sì, sì. Vabbè, quindi anche il sushi non costa tanto, se lo mangi per pranzo tipo a sushi tamai con 6. Sì, no, in realtà col mangiare mi sono sempre trovata bene. Anche facendo la spesa? Ieri ho appena speso tipo 40 euro perché ho comprato solo frutta e verdure. Oh mio Dio. Madonna. Cioè, per ecco, 40 euro ti sarei comprata. No. In media le mele costano tipo 2 euro e mezzo, quindi non ti sei comprata 8 mele. No, però costa davvero tanto la verdura e la frutta. Però anche questa in realtà so perché abiti a 20 Tokyo. Mele, scusa. Perché se tu abitassi molto più fuori ci sono delle catene enormi di supermercati, sì, molto molto tipo se sei mai andata a Nico Hamamasa. Hamamasa non mi più. No, è tipo è quello che rivende per l'izakaya, è questo ristorante, cioè questo è questo supermercato che rivende per e c'ha delle porzioni enormi. Nico Hamamasa non mi più. Però tu puoi comprare, non sono dei supermercati. Sì, sono dei supermercati. Come, come no? Si chiamano? Sì, sono dei supermercati, però in italiano c'è un altro nome, c'è un termine. Guardate l'altro giorno, scrivetemelo nei commenti. Assolutamente, era per il video delle curiosità, era come si dice la cleaning in giapponese? Clinica? No, non la clinica, cleaning, quando porti le cose a far lavare. La lavanderia! Oh mio Dio, io ero la tintoria, e non mi veniva, infatti gli ho mandato a Lilletta quella che fa sempre voiceover, gli ho scritto la tintoria, e poi, cioè ti giuro che ho cercato come si dice il posto dove ti lavano le cose, e non veniva fuori! Quando a volte uno pensa, ma chi è che ha mai googlato questa cazzo di frase? Sì, basta, almeno per la mia. No, Dio, se vedete la mia cronologia sono tutte parole che non so dire, perché adesso devo farmi un po' bene, no? Questi discorsi, vabbè comunque è cara, caro. Sì e no, però secondo me se uno abita a Roma o Milano secondo me gli costa molto di più. Sì, se volete mangiare fuori anche una pizza con meno di 15 euro non te la cavi più adesso nelle città, specie anche però in Italia costa pochissimo il caffè, che invece qua costa un tantissimo, ma in tutto il mondo in realtà costa tanto, costa poco in Italia. Vabbè, grazie, basta. È nostro, no, ma abbiamo proprio una cultura diversa, perché ma adesso vi spiego anche perché, secondo me, perché in Italia tu ti bevi un caffè, esci, poi in Giappone ti bevi un caffè e stai là per 5 ore, perché in Giappone non capiscono che esistono le biblioteche e i caffè, che dove il caffè si sta un po', si beve il caffè e si esce. Poi invece vedevo il caffè, c'è gente anche oggi, qualcuno che mi ha detto parli troppo forte, ero al telefono, ma cavolo, sono in un bar, cioè in un caffè, e evidentemente, però mi sono scusato, cioè per lì ero là, ti stavo per aggredire, poi ho detto aspetta, sono in Giappone, e ho no, purtroppo se qualcuno mi diceva sta base in Italia, tipo sarei stato lì così. No, sì, anch'io, però bisogna capire che loro non sono abituati neanche a un tono di però la straniera mi ha fatto strano. Ah, se ne va. Vabbè. Scherzavo. Vabbè, no, comunque no. È caro per modo di dire. Anche un'altra cosa. Secondo me la maggior parte di persone che vengono in Giappone, almeno io parlo da persone che vengono da studenti, non hanno mai vissuto da soli prima. Ah, è vero, sì, perché comunque questa è verissimo. Però non mi fa, è cara. Aspetta, ce l'hai l'appartamento tuo perché in Italia? Perché comunque se vivete in Italia con i vostri genitori e la mamma vi cucina è diverso. Beh, io quando vengo per le vacanze di Natale... non spendo mai niente, scusa. Grazie, però io. Poi ultima cosa, tutti i giapponesi lavorano più di 15 ore al giorno, io non verrei mai in Giappone a lavorare. Oppure le geishe sono parliamo di lavoro. Vabbè, le geishe sono basta, non è vero. Però sta cosa qua è vera, tutti i giapponesi lavorano 15 ore al giorno. Questa qua secondo me questa è una cosa molto da ditta. Nel senso, arriva con un che di verità, diciamo. Sì, perché se tu vedi, cioè tipo, ci sono canali che chiedono direttamente ai giapponesi più o meno tipo quante ore lavori al giorno, effettivamente la maggior parte che hanno intervistato. Sì, vabbè, però dovete capire che questa anche è
un reportage che fanno in TV. Scusa, se io anche dovessi fare un video su YouTube e voglio, se io chiedo a 1000 persone poi faccio vedere solo quelli sì, che sì, sì, è vero. Infatti, quello sono sì, tutte perché comunque vuoi fare il sondaggio interessante. Però dipende anche dalla ditta alla ditta, perché forse sai cosa? Io ho notato che qua, se tu devi finire un lavoro, non importa quante ore stai lavorando, ce ne puoi mettere due come ce ne puoi mettere 10. Esatto, è vero. È quello il lavoro che tu devi tu finire. Tu sei stata all'ufficio immigrazioni, quello di Shinagawa. Allora, fino alle 5 e mezza i numeri non scorrono più. Alle 5 e mezza, alle 6, che poi finiscono, vedi i numeri che continuano ad andare, proprio sembra la roulette, tipo bingo. E io ho detto, cavolo, da adesso vado sempre alla fine, perché vai la mattina, comunque devi aspettare 3 ore, vai la sera, aspetti comunque 3 ore, ma ti fanno 200 numeri, perché quando devono andare i giapponesi finiscono di lavorare. Sì. Diciamo, in Giappone comunque la gente che non sa che non riesce a fare il lavoro con abbastanza velocità si presenta anche prima al lavoro o sta di più. Però dovete sapere che comunque sono anche cose, virgolette, illegali, cioè tra virgolette, perché in Giappone c'è un sacco di regole che tutelano i lavoratori e che dicono che oltre 8 ore non puoi lavorare, che sì, devi prendere... Sì, quello è vero, però poi ti tinto, cioè il capo... Ma diciamo che ci sono delle persone che dobbiamo prenderci le vacanze, ci sono dei giapponesi a cui sta quasi antipatico, però i miei amici no. Ah no, però è vero, c'è stato... Lo so, diciamo che esistono, ma come esistono in... ma ci sono sempre la gente strana, però non è che se sentite uno che è crollato al lavoro è morto, i giapponesi lavorano tutti e muoiono perché lavorano troppo e nessuno tromba mai. Poi anche sta cosa che mi dà fastidio, nel senso, vuol dire che è vera questa? Dalle tue esperienze. In realtà i Lovotel sono sempre pieni, cioè se ne sa uno ogni 3 metri, stanno facendo di Lovotel. È vero, quindi capite. Quindi secondo aereo, ma qualcuno ci andrà pure, se no come fanno a vivere? No, ma infatti, ma la cosa divertente è che comunque i giapponesi... relazioni, adesso, tantissimo. Cosa? Sì, nel senso non è esattamente. Allora, loro hanno un modo di vivere l'amore totalmente diverso. Però in camera maiali e fuori sono tipo santoni, più o meno così che funzionano, mi hanno detto. Però poi a fine video chiederemo a un giapponese la sua opinione su tutte queste cose che abbiamo detto e sentiremo che cosa lui da dire. No, ma non questa, però gli voglio sapere perché dicono ma voi parlate nel giapponese, e non siete giapponesi. Intanto viviamo qua da tantissimo tempo. Io più che la mia esperienza personale, perché non ce l'ho poi più di tanto. Chiederemo anche un giapponese. Comunque volevo dire una cosa. Però la maggior parte sai che non fa sesso perché è stanca dal lavoro. Questo sì, me l'hanno detto tantissimi. Ma diciamo anche in Italia c'è la gente che non fa sesso perché è stanca dal lavoro. Ma secondo me gli italiani... Dici, vabbè, lo chiederemo in giapponese, vediamo che cosa ci sarà. Però in conclusione volevo dire una cosa importante, che non crediate a tutto quello che leggete e non fate che queste false informazioni o comunque luoghi comuni vi fermano dal voler visitare un paese o vi tirino indietro, perché verificate se queste cose sono vere, guardate i nostri canali, che noi diciamo le cose come stanno, e almeno la nostra opinione. No, però sicuramente un'opinione più di persone valida, che stanno qua. Quando io devo parlare di qualcosa non è che vado a prendere gli argomenti da qualche parte, a meno che non siano video ironici. Dico quello che so e soprattutto da fonti attendibili, da persone in carne. Non è che noi diamo la verità assoluta. No, quello no. Però quando leggete il 90% dei giapponesi dai 20 ai 30 anni prova una... questa... presa dalla famiglia suricata, trova una relazione romantica noiosa. Allora, questi come cavolo fanno a dire la percentuale? Nel senso, sono cose che non ha senso. Non riusciremo mai a entrare nella testa di un giapponese perché abbiamo una cultura totalmente differente. Dici? Da loro. Secondo me invece siamo molto più simili di quello che... alla fine siamo... la carne è sempre carne. No, però nel senso, secondo me siamo molto più simili di quello che la gente però penso all'italiano medio che ha 1200 pregiudizi, anche i giapponesi, però ma diciamo appunto, che la gente va a leggere cose, le news e poi ci crede, quindi va. Questo l'hai visto in uno dei miei. Vabbè, comunque ditemi che cosa ne pensate, poi chiederemo a un giapponese. Adesso andiamo a registrare Yuriko. Durato 25 minuti sto video. Ciao! Andate a vedere anche il canale di Yuriko come è. Ma il mio, venite nel mio! Nessuno mi insulta per gli occhi, cazzo! E poi mi chiedo, ma perché non guardi mai frontale? Ma perché sto parlando con te? Guardate che cosa ho da vedere. Ciao! Sì.